grazia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria Santissima dell'Incoronata, prega per noi. Ci raccogliamo a ricevere i concelebranti per partecipare insieme al santo sacrificio dell'altare. Questa santa messa, ognuno di noi potrà mettere la sua intenzione. Vorremmo pregare per tutti, per le persone che si sono raccomandate le nostre preghiere. Vogliamo pregare per la pace delle nostre famiglie, dei nostri amici, del nostro ambiente. Vogliamo affidare alla Madonna tutte le necessità. Nel loro amore e nella loro espressione di fede, dalla presenza dei gonfaloni e dei sindaci, a cui rivolgo il saluto affettuoso e cordiale, come il segno della partecipazione di un popolo nell'incontro con la Madre di Dio e la Madre degli uomini. Insieme con Sant'Agata, da questa sera, noi vogliamo celebrare le lodi della Madre di Dio. È venuta il segno più prezioso che noi abbiamo incapitanata, il segno dell'Incoronata. Ci ritroviamo come famiglia di Dio, come famiglia sua,
attorno alla mamma. Ascoltiamo il saluto del sindaco e poi dopo rinnoviamo i sentimenti del pentimento sincero dei nostri peccati. E molto di più in quanto espressione istituzionale dell'intera cittadinanza di Sant'Agata, tocca al sindaco fare gli onori di casa. In quelle occasioni come questa di oggi, che non solo vedono compartecipe ufficialmente l'amministrazione comunale, ma molto di più vedono un coinvolgimento di tipo sociale, civile e religioso dell'intera città di Sant'Agata. Così è per questo, a nome della civica amministrazione, sicuro interpretare i sentimenti di tutti i santagatesi, porgo un cordiale saluto e benvenuto a tutte le autorità presenti, autorità religiose, arcivescovo Giorgio, il quale ricordava nel suo esordio la sua presenza continua, fattiva e accorata a Sant'Agata di Puglia. Noi possiamo rassicurarlo che l'intera cittadinanza ricorderà sempre quanto ha fatto per noi. Stesso saluto e benvenuto cordiale alle autorità militari, tenente colonnello, il quale insieme alle forze dell'ordine tutte oggi ha garantito la migliore riuscita di questo evento storico per Sant'Agata. Stesso saluto alle autorità politiche e amministrative presenti. Ci sono alcuni sindaci, ci sono molte amministrazioni rappresentate, il che vuol dire testimonia quanto queste occasioni coinvolgano non solo le popolazioni locali, ma le popolazioni dell'intero circondario. Certo di non far torto a tutti quanti ho elencato, riservo in ultimo, e questa volta ancora più convinto di essere interprete di tutti voi e di tutti noi, il saluto e il benvenuto nel celebrare i santi misteri del suo figlio, morto e risorto per la nostra salvezza, chiediamo sinceramente perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Salmo responsoriale, ripetiamo. Sei tu il mio aiuto, Dio della mia salvezza. Sei tu il mio aiuto, Dio della mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ripetiamo. Sei tu, Signore, Dio della mia salvezza. Se contro di te si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Ripetiamo. Sei tu il mio aiuto, Dio della mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa solo io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore, ed ammirare il suo santuario. Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla nube. Ripetiamo. Sei il mio